Cavalli agli ordini dello starter, 1 Rondine Sco, 2 Romantica UR, 3 Rosin di Iesi, 4 Ranciri, 5 Recuperata Caff, 6 Rania Rivarco, 7 Raffaello Allele, seconda fila, 8 Robe Damaschi Marche, 9 Rama IOM, 10 Ronda degli Ulivi. Allineamento buono all'uscita della piegata, si ritrae e parte con calma Ronda degli Ulivi così come Rama IOM. E allo stacco, dal centro dello schieramento c'è lotta per il comando con Ranci che cede strada a Rania Rivarco. In breve si installa al comando, quindi di sotto rimane Ranci, poi lungo i birilli il numero 2 di Romantica UR a largo avanza Recuperata CAF. Lancio piuttosto svelto in 14,9 cavalli profilati sulla prima piegata con il numero 5 di Recuperata CAF che va a chiedere strada a Rania Rivarco, vediamo che cosa decide di fare Massimo Andreani, c'è il disco verde, così che al passaggio ai 400 in 31,1 è Recuperata CAF, il nuovo leader. Ancora non è passato però, cioè con l'ausilio della piegata c'è stato il rientro da parte di Rania Rivarco, così che prende in mano Gennaro Pacileo e viene a largo Raffaello Alele e Davide Cangiano che invece hanno il prego si accomodi. I primi 600 in 45 appena abbondanti, ora Raffaello LL che ha 2,5 di margine su Rania Rivarco, poi lungo la corda Ranci, così che il mezzo miglio se ne va in 59,5, 14,4 di frazione, Raffaello LL che se ne sta andando a palo lontano, poi Rania Rivarco che ha detto di no a tutti tranne a lui, Ranci che sposta e viene via su Rania che sembra un po' ferma, poi lungo la corda ancora Romantica UR precede gli altri, chilometro in 1,15,2 scatenato Raffaello LL in bocca così la piegata conclusiva, intanto dalle retrovie si industria il numero 4 di Ranci che si mette su una buona gamba, ma per ora Raffaello è il leader indiscusso. Ranci si avvicina agli altri a 4-5 di margine solo per una piazza marginale, così che i cavalli escono dalla piegata conclusiva con Raffaello LL. Intanto il galoppo del numero 4 di Ranci che lascia ampio spazio per la piazza d'onore, intanto la frazione in 14,9, la passerella d'onore per il numero 7 Raffaello LL, Davide Cangiano che raddoppia in giornata, la vittoria facile davanti al numero 10 di Ronda degli Ulivi che nei pressi del palo dovrebbe aver regolato di precisione il numero 9 di Rama IOM. 7-9-10 il probabile ufficioso ordine d'arrivo, rispettato pienamente il pronostico dei nostri amici scommettitori, 1.59.4 sul mio cronometro, 1.14.8, quindi la media probabile per il vincitore, la vittoria con largo spazio per questo numero 7 dello schieramento Raffaello Alele, Davide Cangiano in sediolo per la scuderia alla nazionale, training da programma per Salvatore Cracolici, è tutto per quello che concerne la quarta da Civitanova Marche, linea allo studio.